Salve a tutti, let's player, il mio nome è Fergamer85 e ci siamo tornati su Minecraft. Ragazzi, vi devo ringraziare alla stragrande. Perché vi devo ringraziare? Perché praticamente mi sto rendendo conto, praticamente fra ieri e oggi abbiamo raggiunto quota 500 iscritti. Abbiamo arrivati a 508 iscritti. I due video di Minecraft hanno fatto all'incirca 800 views l'uno, hanno fatto quasi 1000 visualizzazioni l'uno. Io di questo vi ringrazio tantissimo. E andiamo avanti. Allora, non ho cibo. Non so se è giorno o notte. Tra l'altro non so come starete vedendo voi in questo momento il video, però è vero, non ho armi. Allora, mi servono le torce. La spada. Sì, la spada. Non. La spada e un paio di picconi. Spacchiamo per ottenere un po' di ferro e farci le armi. Torniamo un minuto indietro, vado a farmi subito la roba perché non voglio incappare in problemi dopo. Non voglio incappare, e per problemi intendo. Ok. No, non mi dire che mi sono perso. Ah, ok. Prendiamo il carbone e facciamoci subito l'oro. E facciamoci sì, l'oro e il ferro. Mentre si fa, io mi prendo gli altri pezzi, così almeno siamo sicuri di altri lingotti. Tanto, come potete vedere, si fa in pochissimo tempo. Si fa. E mi sa con una sola carica di fuoco possiamo ottenere i pezzi necessari per fare la spada. A posto, il lavoro è fatto. Abbiamo i pezzi necessari. Leviamo il carbone. Lasciamolo dov'era. E allora fatemi controllare un minutino. Servono due pezzi. E mi sa io ne ho soltanto uno. Porca miseria, farci la spada di ferro. Parlando di spade, qua se vabbè. Oddio, potrei farmi l'accendino ora che ci penso. Facciamocelo che è ottimo se vorremmo. Più che altro quando sarà che dovremmo creare il portale per il Nether.
non ho i pezzi necessari, ce li ho a posto. Allora. Oddio, no, non ce li ho ancora. Allora, cosa volevo fare? L'acciarino. Lasciamolo. Lasciamo qua tutto. E andiamo. Qua sarà un vero bordello. Preparatevi a vedere la mia morte. Oddio, ho beccato la zona sbagliata. Se vedete le scritte in basso a destra, perché ho attivato la cosa. L'assistente ho attivato. Carbone. Che comunque è sempre comodo. Metà della pietra. Non so perché mi ridà i cosi. Gli obiettivi già fatti. Cioè, raga, per quanto carbone possiedo, potrei farci. Boh. Fatto sta che tutto il carbone che tengo è comodo. Eh sì, vabbè, buonanotte. Sono io che forse sarò un po' un tantino esagerato. Però. Sì, ho un tantino esagerato perché. No, ho sbagliato piccone. Facciamo così a zigzag. Ho sbagliato, tipo. Vai, fanculo. Va, fanculo. Tra l'altro, comunque, ripeto, più zone comunque sono illuminate, meglio è, così almeno uno non rischiamo. Oddio, non è che non rischiamo di perderci, ma che almeno non. Ok, di qua non c'è niente. Qui c'è la lava. Però non ho il piccone in diamante, quello è il problema. Perché se avessi il piccone in diamante, avrei la possibilità di bloccare la lava in un certo senso. Porca mignotta ladra, mi sono cacato sotto. In un certo senso. Porca mignotta ladra, mi sono cacato sotto. È un pipistrello. Ah, non fanno niente i pipistrelli, a posto. Meglio. Me la sono fatta addosso in una maniera brutta. Ok, non c'è praticamente nulla in questa zona. Però comunque a questo punto teniamolo a mente perché ci potrà tornare utile alla fine dei conti.
Cosa avevo detto che non c'era nulla in questa zona? Dammi! Cioè, porca miseria! Qua ci possiamo fare armi e ferro, possiamo farci proprio ar le armi di ferro a volontà, armi, armature, cioè roba che chi più ne ha più ne metta alla fine dei conti. Cioè, veramente, tutto sto ferro. Boh. Tutto sto ferro, quando cazzo mai mi è capitato di prenderlo? Io diciamo comunque di Minecraft ho sempre apprezzato più la modalità creativa. Ho sempre apprezzato perché. Perché vi sto dicendo questo? Ho sempre apprezzato di. No. Mortacci. Ragno schifoso. Sembra di sì. Mamma mia, ragazzi, me la sono fatta addosso per un ragno. No, ma cercate di capirmi. Oh. Il brutto che era pure vicino casa. E puoi dormire solo di notte. Ancora non è notte, eh? Vabbè, fatemi rimettere la prima persona, scusate. Cioè, no, vabbè, raga, me la sono fatta letteralmente addosso, me la sono fatta. Per un ragno schifosissimo. Ma purtroppo io, raga, sono aracnofobico, infatti in quasi tutti i giochi che ho fatto che erano presenti dei ragni. Mamma mia, me la sono. Non dico me la sono fatta addosso, però in buona parte sì. Tipo il Resident Evil, ricordo il Resident Evil 2 o il Resident Evil 3. Cazzo, quando c'erano i ragni. Tanto è, raga, come potete vedere ho fatto una mini costruzione. Ho idea. No, così è troppo. Magari mettiamo una bella porta, mettiamo qua. Vabbè, scendiamo e andiamo a craftare la roba. Direi che abbiamo comunque finito di esplorare per il momento la cavella, la miniera. Perché non risulta esserci altra roba particolare, comunque roba che tutto sommato può esserci utile per il momento. Tanto mi prendo la cosu. Mortacci mia. E ho bisogno di mangiare perché sto nella merda. Devo mangiare e soprattutto devo andare a spaccare un paio di alberi. Quindi mi prendo questa. In più la pistola. Ok. Sono io il rincoglionito praticamente. Non me ne sono proprio accorto. Oh! Finalmente la spada di ferro. Dammi. Dammi. Tanto aspettiamo qui che mi finisca. Intanto mi equipaggio l'armatura. Mancano soltanto le gambe praticamente. Mancano soltanto le cose, i pantaloni mancano. Per il resto, se no, abbiamo quasi tutta l'armatura in ferro. Abbiamo. E fidatevi, ci sarà utile. Tanto devo aspettare che mi si finisca. Così metto via. Tutto metto.
A posto, abbiamo finito. Adesso avevamo detto mancano soltanto ci siamo. Allora, vediamo un po' se a livello di armi posso fare altro in. Sì. Perché cazzo ho lasciato. Così almeno le armi in pietra le lascio una volta per tutte. Sì, qua le armi in pietra le mollo una volta per tutte. Ok, basta. Allora, molliamo questo. Molliamo la roba in ferro. Minuto, lo scudo quanto mi chiedeva? Ah, ok. A posto. Come potete vedere, ragazzi, siamo tutti praticamente inferrati. Mi sa è notte, vabbè, lasciamo perdere. Siamo a livello 7. Abbiamo fatto tanto, raga. Abbiamo fatto veramente tanto. Cioè, abbiamo tutto in ferro adesso. Abbiamo l'armatura completa. E abbiamo completato finalmente di visitare sta miniera del cazzo. Meno male da una parte. Meno male. Devo vedere se ne troverò altre di miniere. Anche se questa, diciamo, è stata un po' fatta così da me. Se è stata una miniera, fai da te. Guardate un po' chi c'è. Mangiamo. Visto che da un po' che non mangio. Torniamocene a casa nostra finalmente. Raga, vedete quel buco? Lì purtroppo sono stato attaccato da un gruppo di silverfish, mali mortacci loro. Giuro, mamma mia. Non è stata una bella esperienza. Vai, spacca, spacca, spacca! Che pirla! Cioè, no, raga, non me ne sono proprio accorto che stavo distruggendo! No, raga, sono deficiente, so! Cioè, non mi ero accorto proprio che stavo distruggendo l'albero con il piccone! Che dovevo usare la cosa l'ascia! Sono scemo proprio delle volte.
Infatti stavo dicendo, ma che cazzo ci metto così tanto? Dico, ho fatto le armi in ferro apposta per velocizzarmi. Ma praticamente soltanto lo scudo ci manca. E mi sa il ferro però mi è rimasto nella cassapanca di là. Là dentro. Avrei dovuto portarmelo con me perché non penso mi. E infatti non penso mi spawni di qua. Vabbè, vado un attimo, lo prendo e torno. Intanto, allora ci serve il ferro. Ci servono i lingotti di ferro. Poi lasciamo le seppie. Lasciamo la lana, tanto non me ne faccio niente. Lasciamo qua l'alberello di quercia. Scusami, eh. Ah, vabbè, dici no. Scemo come sono. Già. Facciamoci sto cazzo di scudo, ragazzi. Allora. E lo scudo, no, fermo. E lo scudo ce lo piazziamo. Così almeno, finalmente difesa totale. Quando possiamo, quando sarà che dovremo affrontare. Dato che più che altro penso servirà per via degli scheletri. Perché ho visto comunque gli scheletri adesso sono molto più pericolosi. Intanto sono 30 minuti di registrazione. Comunque raga, siccome Minecraft vedo che vi piace tantissimo sul canale, ho visto, vi giuro, quando ho visto tutti quei like, tutte quelle visualizzazioni, ho detto, cazzo, finalmente ho trovato la serie che mi permette un continuo, una continuity, una serie che comunque mi dà la forza in un certo senso di andare avanti, perché in questo periodo avevo quasi l'idea di abbandonarlo YouTube perché stavo avendo problemi con il PC a livello non con i programmi di editing e di registrazione. Stavo avendo dei seri problemi perché mi rompeva i coglioni, soprattutto con i programmi di editing. Mi rompeva e quindi avevo quasi l'idea di abbandonarlo. Meno male, da una parte. Diciamo almeno un motivo valido per andare avanti. No, raga, io non so perché quando si tratta di trovare minerali, indipendentemente che sia carbone, ferro, spacco, ma letteralmente spacco. Ho dei fottutissimi problemi di orientamento. E qua vicino. O è di sopra, mi sa che è di sopra. Andiamo a dormire. Allora, lasciamoci la roba. Allora, io potrei attualmente farmi l'arco. Vediamo un po' come si esegue l'arco. Questo cos'è? Gancio per filo a inciampo. Addirittura. Scusate, ragazzi. Allora, la cornice. La canna da pesca. Quindi dovrei ammazzare tre ragni praticamente. Io verrò. Oddio. Perché comunque i ragni danno due cose, o l'occhio o il filo. Danno. Tanto comunque lasciamoci le frecce che tanto ripeto, tanto non mi servono un cazzo. Lasciamoci la carne di zombie. Lasciamoci la corda. Lasciamoci il ferro che se lo perdo sono cazzi amari. Andiamocene.
Sono qua da 37 minuti di registrazione, vado un pochino più avanti così tanto mi porto pure avanti con l'editing, mi porto. Andiamo di qua. Dovrei farmi due torce io in teoria. Ok. Ok. Io praticamente, vabbè. Dico, tengo talmente tanto di quel carbone che potrei portarmelo appresso. Aspetta, forse in casa dovrei averlo. Vado a controllare. Dovrei averlo anche in casa, un po' di carbone in teoria. Dovrei, ho detto. Qualche pezzo ce l'ho. Vado a recuperarmi pure il coso, vado a recuperarmi i bastoni e un altro po' di coso. Ok ragazzi, mi sono fatto come potete vedere il carico letteralmente di torce perché nel prossimo episodio praticamente mi sistemerò per andare a un'altra grotta, cioè una grotta vicino a casa mia, proprio a casa. Anzi, sapete che vi dico, meglio che ci vado adesso, prima che scatta la notte, perché sennò così almeno se devo addormentarmi, mi addormento lì dentro, salvo lì e nel prossimo episodio praticamente andiamo. Tanto attualmente, come era lo stato delle cose, non serviva a nulla che io avessi praticamente i bastoni. Non mi dire che è notte. Quasi, meglio sbrigarsi. Meglio sbrigarsi immediatamente. Tanto mangio. Tanto ripeto, come potete vedere vicino a casa non si possono manco avvicinare i mostri perché sono tipo di tipo a tipo di sotterraneo perché l'avvicino comunque raga, l'avvicino c'è, cioè, ho trovato un'altra particolarità, ho trovato un'altra, come dire, vabbè, ce l'abbiamo fatta, vabbè. Ok, a parte gli scherzi raga, qua vicino c'è non mi sta venendo il nome, una caverna stavo dicendo, nel quale ho fatto tutte queste torce che vedete qui qui perché in questo modo avremo la possibilità la prossima volta di sistemarci. La barca di quercia, vabbè, l'ho fatta, servirà quando sarà che dovremo fare la roba. Vabbè, ragazzi, direi che per questo video possa essere tutto. Se il video vi è piaciuto, vi ricordo come sempre lasciarmi un bel commento e un like, di continuare a iscrivervi al canale, di commentare, di condividere. Io sono veramente contento che stiamo salendo sempre di più con le visualizzazioni, con gli iscritti e tutto quanto. Io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo gameplay. Vi ricordo che trovate tutti quanti i miei social, tutto quanto in descrizione, e di attivare la campanella delle notifiche per non perdervi nessun video futuro. Bella!